Hello everyone! Ragazzi, oggi siamo sul mio canale con un'intervista che io adoro perché si parla di Giappone. Ho un ospite speciale, uno youtuber che vive in Giappone, con cui parleremo di amore, lingua, cultura, differenze culturali. Spazieremo, quindi secondo me è un'intervista davvero interessante. Prima però lo sponsor di oggi, Anna Luisa, l'unico sponsor che ormai conoscete perché è l'unico sponsor che ho accettato finora su questo canale, perché mi piace davvero, in realtà io metto davvero i loro prodotti quando esco. E quindi mi sembra il momento perfetto per ricordarvi che sul loro sito ci sono degli sconti per il Natale. Quindi se andate adesso trovate già vari prodotti scontati fino al 25%. State anche tranquilli con i tempi di consegna, potete richiedere il packaging carino. Io per esempio questo mese mi sono presa questo bracciale che è fighissimo. È fatto con queste maglie che sembra un orologio. Di solito non porto orologi, però questo mi piace particolarmente perché sembra un orologio ma non lo è. Lo potete mettere sia su un outfit molto semplice perché dà un tocco di colore, diciamo, ecco, per esempio io qui sono con una maglia tutta nera a collo alto. Questo mi piace perché è un po' bulky, un po' I'm here. Poi ho preso questa catenina, è diversa, è molto fine, tipo così come un pin, una spilletta con dei brillantini al lato. E poi ho preso questa catenina che mi piace molto perché ha dei brillantini rossi, rosa, che secondo me stanno molto bene anche con i colori natalizi. C'è anche in altri colori sul loro sito, me la ricordo in verde per esempio, però a me piaceva rossa proprio per le vacanze di Natale. Io penso che i pezzi di Anna Luisa siano molto vestibili, nel senso, li vedo bene sia quando uno si veste un po' più elegante. Per esempio, io l'anno scorso ho regalato molti pezzi di Anna Luisa alle donne della mia famiglia, sia quelle più grandi, sia alle mie cugine per esempio, che sono più piccole di me. A me piace perché riesco a trovare dei pezzi che sono un po' più hip hop, come piace a me, sia dei pezzi più eleganti. Inoltre vi ricordo che Anna Luisa è emissioni zero, usa oro riciclato, materiali riciclati quando possibile, evita gli sprechi, infatti i loro pezzi sono, diciamo, a edizione limitata, e quindi fate una cosa buona per voi o per i vostri amici, familiari, come ho fatto io l'anno scorso, ma anche quest'anno farò un po' di shopping per regalare, che per l'ambiente. Io vi lascio il link qui sotto, andate a dare un'occhiata, vedete se c'è qualcosa che vi piace. Passiamo al video di oggi. Ho qui con me in collegamento un ragazzo che viene da Padova, Italia, ma che vive a Hiroshima, Giappone, con sua moglie e suo figlio. Un ragazzo che ha un canale YouTube in cui parla di differenze culturali, vlogga la sua vita in Giappone, parla di esperienze di vita all'estero. Ho qui con me Dario da Polentone in Giappone. Ciao Dario! Grazie di essere qui! Grazie a te Sonia per l'invito. Sono contenta. Allora, io oggi ho fatto una selezione di 12 domande. 6 domande sono le mie domande perché io sono una persona curiosa. 6 domande dai miei follower. Sei pronto? Sono pronto. Saranno domande di varia natura, dalla lingua alla vita personale alle esperienze della cultura giapponese. Allora, per chi non ti conoscesse, la prima domanda è un po' generale, nel senso, da quanto vivi in Giappone e perché ti sei trasferito lì? Allora, io vivo in Giappone da circa 3 anni e mezzo. Non so se dall'accento si sente che sono di Padova. Perché vivo in Giappone? Perché circa 5 anni fa ho conosciuto in Italia quella che poi è diventata mia moglie, che è una ragazza giapponese. Ci siamo frequentati in Italia per circa un anno e da lì ho deciso di mollare tutto io, visto che avevo sempre voglia di provare un'esperienza di vita in Giappone, e ho colto la palla al balzo, per così dire, e ho deciso di mollare io tutto e di trasferirmi in Giappone, all'interno della prefettura di Hiroshima, in una piccola città che si chiama Otake, che però è vicina, è molto vicina alla bellissima località che si chiama Miyajima. Per chi non conoscesse Miyajima, c'è il grande torii fluttuante sull'acqua. Ecco, questo è il motivo per cui io sono in Giappone. Che bello, per amore. Per amore e per passione, perché il Giappone già ti piaceva e poi per amore è proprio... così, è stato naturale. Più per amore che per passione, nel senso che fino a 32 anni, prima di trasferirmi qui in Giappone, vivevo con i miei genitori, avevo il mio lavoro, le mie sicurezze, quindi a 32 anni, quando hai una carriera, diciamo, lavorativa avviata, fare questo passo è un gran passo, quindi insomma, però ripeto, dall'altra parte c'era una persona per cui valeva la pena di fare questo grande passo, e quindi insomma è andato tutto bene e continua ad andare bene.
È romantico. Mi piace, mi piace. Per amore. Allora, la seconda domanda, sono tutti curiosi, tu parli giapponese? Io parlo un po' di giapponese. Allora, è da valutare il livello. Ho studiato un anno in una scuola di lingua giapponese per stranieri, quindi inizialmente sono venuto qui con un visto studentesco. Ho studiato in questa scuola dove l'età media dei ragazzi era 20 anni, io ne avevo 33-34, quindi c'era una bella differenza di età. Ho avuto la possibilità anche di partecipare, si chiama Nihongo Noryoku Shiken, l'esame della certificazione linguistica giapponese, ma in quel periodo avevo trovato un lavoro part time per guadagnare qualche soldo e quindi le ore disponibili dello studio sono calate drasticamente e per pochi punti, per veramente pochissimi punti, non sono riuscito a prendere l'N3, che è il livello medio, perché in Giappone si parte dall'N5, che è il più basso, all'N1, che è il madrelingua, ecco. Ma poi chi prende l'N1? Non serve l'N1, non serve l'N1, ci sono tutti i kanji che non usa nessuno! Diciamo che se lo prendi hai una buonissima possibilità di trovare un qualsiasi lavoro, ecco. Sono invidiosa, ragazzi, sono invidiosa. Anch'io sono su un N3, comunque, ecco. Non è... Diciamo che per trovare lavoro in un'azienda giapponese è richiesto almeno l'N2, altrimenti fai fatica. Ok, quindi un livello intermedio. Esatto. Sono soddisfatta. Grazie. La domanda numero 3 è un po' più difficile. Allora, gli shock culturali per te più grandi quando sei arrivato? Allora, devo pensarci. Però la prima cosa che mi viene in mente è il fatto che i giapponesi non riescono, non sono capaci o hanno paura di dire quello che pensano. E quindi c'è questa cosa che si chiama tatemae, che vuol dire praticamente dire le cose in un modo per far sì di non offendere o di far star male la persona con cui tu stai, insomma, ti stai interfacciando. Ma io sono una persona molto diretta, quindi preferisco che una persona mi dica: guarda, mi stai qui, magari ne discutiamo, poi se riusciamo a trovare un compromesso, bene, se no, cioè, ognuno per la sua strada e pace è fatta. Qui in Giappone sta cosa non è fattibile, nel senso che, come dicevo, c'è questo schermo, queste maschere di Pirandello, uno nessuno 100.000, sì, che utilizzano nella vita di tutti i giorni per relazionarsi con le persone, e questo per me è stato uno shock, forse il più grande. Sai che questa cosa è vera, però io forse in questo sono un po' giapponese, nel senso, non mi viene per niente naturale andare da qualcuno a dire: a me stai antipatico, oppure questa cosa che fai mi dà davvero fastidio. Lo dimostro per vie traverse, cioè, nel senso, si capisce, però secondo me sono molto giapponese. Ma magari sì, allora, dire spudoratamente in faccia a uno "mi stai qua", no, però come dici tu, insomma, magari faglielo capire in determinati modi, sì, ma in Giappone non fanno neanche questo, cioè, è fanno vero. Sorrisi. Anzi, lo mascherano a volte, proprio fanno tipo: ah, è fantastico questa cosa, magari fa proprio schifo. Esatto. È vero, questo lo fanno. Poi tu hai vissuto appunto in Giappone 2 anni e mezzo, penso che tu abbia guardato qualche programma televisivo giapponese dove il 99% di questi programmi è a base culinaria, cioè sono di cucina, sì, no? La gente mangia di tutto e qualunque cosa mangi, oishi, ah, umma, cioè non ce n'è uno che dica umma. Qualsiasi cosa assaggiano e stanno assaggiando il boccone della vita. Esatto. Oh my, è vero. Poi altri shock culturali? Guidare. La mia signora mi suggerisce guidare, però quello non è lo shock culturale. Allora, all'inizio effettivamente, allora, il volante è a destra, sì, e la carreggiata di percorrenza è a sinistra. Inizialmente si dovevo prendere un po' le misure. Tu hai mai guidato in Giappone? No, a Tokyo non serviva proprio. Devo dire che i giapponesi non sono così bravi nel guidare, qua hanno un po' le loro regole che bisogna ovviamente rispettare, però se io paragono lo stile di guida italiano a quello giapponese c'è una bella differenza. In realtà questa cosa la adoravo, il fatto che a Tokyo non dovessi guidare, perché odio guidare. Ah, che bello! La quarta domanda è legata alla terza, nel senso, c'è qualcosa di giapponese che all'inizio ti sembrava strano, ma che poi piano piano hai praticamente assimilato e che è diventato parte di te? Sono domande difficili, sai, queste qua da rispondere. Può essere un po' collegata al discorso del tatemae, come dicevi prima, cioè all'inizio magari, per quanto fosse una cosa che io odiavo, prima io magari ero più diretto, cioè facevo capire, insomma, guarda, che per me è così, no? non mi piace, non mi va bene. Adesso, dovendo vivere, ormai sono appunto 3 anni e mezzo che vivo qua, se si vuole andare d'accordo, se si vuole avere possibilità anche di creare relazioni che possono poi portare magari anche a dei lavori, bisogna mandare giù dei bocconi amari, fare sorriso a cattivo gioco, queste cose qua. Su questa cosa forse mi sto un po', chiamiamolo, giapponizzando, ma senza perdere quella che è la mia identità italiana, cioè del tipo,
quando perdo la pazienza ti faccio capire che non mi piace. Quindi non stai davvero cambiando, stai facendo buon viso a cattivo gioco. Ma purtroppo, come si dice, devi abituarti a quello che è la cultura e i modi di fare locali, altrimenti rimani da solo, escluso, emarginato. Allora, adesso mi è venuta in mente una cosa, magari non tanto di shock culturale, ma di cose che all'inizio mi facevano stare male, ma che poi ho detto, ma sì, chi se ne frega. Hiroshima, sappiamo, ma molti sanno, la storia triste, insomma, che ha vissuto nella seconda guerra mondiale, la bomba atomica. Cioè, questa specie di lotta o comunque contrasto tra Giappone e America. Io vivo vicino a una famosa base americana qua, quindi quando io prendevo il treno all'inizio e avevo i capelli rasati venivo spesso scambiato per un americano. Quando mi sedevo sul treno molto spesso nessuno, nonostante il posto di fianco a me fosse l'unico libero, nessuno voleva sedersi vicino a me, e all'inizio questa cosa mi faceva stare male, cioè nel senso, ho detto non puzzo, mi sono lavato, perché nessuno siede vicino a me. Poi l'ho vista dal punto di vista positivo, ho detto più spazio per me, ho detto se nessuno vuole sedersi vicino a me chi se ne frega. Questa cosa capisco perché ti ha fatto sentire male. In realtà io non l'ho vissuta a Tokyo, perché Tokyo è più multiculturale, nel senso, ok, maggioranza giapponese, ovviamente il Giappone è maggioranza giapponese, però ci sono più stranieri, sì, quindi sì, non l'ho tanto vissuta questa cosa. Poi io sono anche una ragazza, magari anche diverso. Ho visto il video in cui ne parlavi, ragazzi, tante di queste cose che stiamo dicendo adesso lui ne parla nei suoi video, quindi se siete curiosi e volete approfondire lascio il link del suo canale qui sotto. Ok, e un'altra cosa, ma questa è una cosa stupida, io ancora uso i gesti giapponesi, nonostante sia in Italia ormai da più di 2 anni praticamente. Ancora mi capita di fare così, ancora quando devo passare faccio così. Non lo so, sono diventati riflessi praticamente. No, a te no. Allora, io adesso lavoro in un ristorante che fa cucina okinawanese. Tu lo sai, ma magari chi ci ascolta no, e chi ci guarda non lo sa. Nei ristoranti giapponesi, quando il cameriere prende l'ordine, solitamente si inginocchia davanti al cliente. Il cliente è visto come una divinità, come qualcuno di, diciamo, da portare rispetto. Quindi non puoi tu, cameriere, guardare il cliente dall'alto verso il basso, ma devi metterti in una posizione, diciamo, di inferiorità. Io purtroppo, avendo qualche problemino al ginocchio, non posso piegarmi più di tanto e quindi sto in piedi, però cerco comunque di mostrare rispetto al cliente, magari abbassando la testa o comunque la schiena. E se fossi in Italia sicuramente non è che mi metterei piegato, ecco. È interessante questa cosa, non ci avevo mai pensato, cioè l'avevo notato ma non ci avevo mai pensato che effettivamente lo facevano per mostrare rispetto. Adesso ho una domanda un po' più privata, nel senso, tu parli sempre della tua signora, yes, e la chiami la tua signora, yes. Quali sono i pro ma anche le difficoltà più grandi, quindi pro e contro dell'avere, dello stare in una relazione interculturale? Ma allora ti dico, adesso devo stare attento a quello che dico perché sennò rischio il linciaggio. Secondo me è lei, e io la descrivo così, è il perfetto mix tra l'italianità e la giapponesità. Penso che per uno straniero essere sposato, comunque fidanzato con una ragazza giapponese che non ha mai viaggiato all'estero, sia un contrasto culturale troppo forte, troppe differenze, difficile trovare un compromesso. Invece lei, che ha vissuto 3 anni in Italia, ha potuto cogliere gli aspetti positivi dell'italiano open mind, quindi non essere troppo fissato a certe regole, riuscire a esprimere i propri sentimenti con le parole oltre che con i gesti, e quindi insomma riusciamo a parlare. Poi lei parla anche italiano, quindi non c'è. Infatti parla anche italiano, è fantastico. Sono tanti, come si dice, misunderstanding tra di noi, parliamo tanto e ci capiamo, non litighiamo praticamente quasi mai, o che se capita qualche discussione finisce dopo un minuto e ci ridiamo sopra, basta. Ok, quindi queste differenze culturali per te è fondamentale il fatto che lei abbia vissuto in Italia, sì, perché vengono tanto smussate. Sì, perché alla fine lei ha qualcosa di italiano e quindi mi fa sentire che non ci sono differenze culturali tra me e lei. L'ultima delle mie domande: voi avete un figlio, double, non half, brava, e quindi sono curiosa che lingua parlerai, cosa gli insegnerai dell'italianità? Abbiamo deciso che io parlerò con lui l'italiano e lei, essendo madrelingua giapponese, gli sta parlando in giapponese e lo crescerà parlando in giapponese. Dopodiché, nella zona dove abitiamo noi, cominciano ad esserci anche degli, non dico asili internazionali, ma degli asili dove cominciano anche a buttare qualche parola di inglese, che non sarebbe male. Però, per quanto mi riguarda, siccome farà già più fatica rispetto agli altri bambini con 2 lingue, mettergli anche una terza per me è eccessiva. Il mio dubbio, comunque la mia paura, è
perché io vorrei che crescesse molto italiano, che non abbia paura di dire quello che pensa, che non sia fissato solo in una direzione, cioè se dal punto A a B che si possa andare in vari modi, però ho la paura che crescendo in questo modo faccia poi fatica a integrarsi nella società giapponese. Dobbiamo cercare una via di mezzo per far sì che cresca in maniera... Non lo so. L'hai spiegato bene, ho capito quello che intendi. È anche vero che la società giapponese sta cambiando e sta diventando un po' più open-minded. Sì, piano piano, sì. Magari io ho vissuto la realtà di Tokyo, però ho visto dei cambiamenti. Allora, soprattutto tra i giovani. Se parliamo di città come Tokyo, Kyoto, Osaka, che comunque sono città grandi o comunque molto turistiche visitate, Hiroshima è ancora una città piccola, secondo me. Ci sono veramente poche coppie miste, pochi bambini double, quindi è ancora un po' indietro secondo me su questa cosa. Magari tra 10 anni le cose cambieranno, chi lo sa, vediamo. No, secondo me sarà una forza, avere sia la parte giapponese che a me piace, perché è abbastanza forte, stoica e mirata all'obiettivo e perfezionista, e poi c'è la parte italiana che è un po' più alla buona, problem solving, un po' più elastica, cioè sono delle qualità buone che secondo me saranno, sì, un punto di forza. Bisogna trovare un compromesso tra le due, una via di mezzo. Grazie di aver risposto alle mie domande. E adesso ci sono 6 domande dai miei follower. Sì, allora iniziamo dalla prima. Anch'io te lo volevo chiedere, ma non so, vediamo. Allora, i giapponesi hanno dei ritmi di lavoro assurdi. Tu cosa ne pensi? Secondo me dipende da lavoro a lavoro. Molti, insomma, le persone che conosco io magari iniziano a lavorare anche alle 10 in ufficio. Ah! Finiscono alle 5:30, anche perché se tieni conto, cioè i ristoranti giapponesi iniziano la cena molto presto, cioè alle 5:30, alle 6 sono già con le gambe sotto al tavolo. Quindi pensando a questo, secondo me orari di lavoro così elevati non ci sono. Poi, ripeto, dipende da azienda ad azienda. Poi molti lavori sono anche a turno, cioè magari c'è chi lavora la mattina o magari lavora pomeriggio, quindi anche per questo in Giappone i locali o comunque i ristoranti, alcuni sono aperti dalle 11 di mattina fino, non so, alle 11 di sera, orario continuato. Per le persone che conosco io non mi sembra che si uccidano dal lavoro. Magari Tokyo, ripeto, è una piazza diversa. Io lavoravo tanto. La cosa che mi pesava di più però erano i giorni di vacanza che non avevo. Cioè io volevo avere più giorni di vacanza, avevo 10 giorni l'anno totali, senza contare la malattia, quindi se stavo male mi scalavano i giorni di ferie. Era poco, anche perché di quei 10 giorni, cioè era anche difficile prenderli tutti insieme, perché magari tu vai dal tuo capo e dici voglio tornare in Italia, posso prendere tutti i 10 giorni più il weekend, e non te li davano, cioè magari me ne davano 7 massimo, quindi quello ho sofferto. Però sì, dipende anche secondo me dal field, come si dice, dal campo. Penso che dipenda un po' dal campo, sì, dall'azienda. La seconda delle loro domande è: è vero che si mangia la zuppa facendo rumore? Sì, ma non solo la zuppa, anche gli udon, la soba, beh, il ramen, se parliamo di zuppa vogliamo dire ramen, sì. Questo perché, che io sappia, ci sono 2 motivi. Uno perché, diciamo, tirando su, comunque la sensazione della temperatura calda si percepisce meno. E secondo, anche per tirare sul sugo e quindi per assaporare meglio la pasta. Mi piace questa spiegazione, tu sei capace, perché io ci ho provato e sono quasi morta perché mi è entrato uno spaghetto nelle vie aeree. Sei capace? Sì, cioè nel senso ogni tanto lo faccio. Sto pensando che quando lo facevo a casa mia madre mi diceva: mamma, che maleducato, cosa tiri su? Adesso qua in Giappone è la normalità, quindi sì, insomma ogni tanto lo faccio. Ma non è uguale, cioè quando tiri su col cucchiaio fai così, ma la bocca è chiusa perché tiri su solamente il sugo. Ma quando devi tirare su con le bacchette, che ne so, è difficile, è come se stessi tipo respirando a polmoni aperti. Per me, ecco, forse io non lo so fare, per questo sono morta. Non ci ho mai fatto caso, però finora a livello di soffocamento mi è capitato solo con lo yakiniku. Ah, ok, io non mangio la carne, quindi su questo mi sono persa metà della cucina giapponese. Poi, una cosa che accomuna italiani e giapponesi. Mi piace questa domanda. Penso l'amore per la cucina. Sì. All'italiano piace mangiare, al giapponese piace molto mangiare. Ripeto, come dicevo prima, basta accendere la televisione per vedere che il 90% dei programmi in televisione sono tutti a base di cibo. E quindi insomma il cibo accomuna molto la cultura italiana e giapponese. Poi possiamo parlare anche della storia comunque dei due paesi, nel senso che sia l'Italia che il Giappone hanno una storia insomma di secoli e secoli. A livello di tradizione e di cultura sono due paesi secondo me che hanno molto molto da dire. È vero, secondo me ci sono tante somiglianze tra l'Italia e il Giappone. Mi piacciono queste due che hai scelto, è vero. 4. È
difficile adattarsi alla riservatezza delle persone, perché noi italiani siamo molto espansivi, i giapponesi sono, generalizzando, più chiusi, timidi. Per te è stato difficile adattarti? Allora, partendo dal fatto che comunque la relazione che ho io con la signora è molto italiana, parlando di colleghi, amici è una parola grossa perché in Giappone le amicizie sono veramente poche con i giapponesi, comunque con le persone con cui ho avuto a che fare io, fortunatamente, diciamo che si percepiva quando avevano qualcosa che non andava e diciamo che con me ne parlavano, ma forse appunto per il fatto che io ero straniero, lavorando insieme a queste persone poi si creava anche un rapporto di confidenza. Vedendomi una persona aperta e una che non giudica o che magari sparla, avevano la possibilità di effettivamente sfogarsi o comunque dire quello che provavano o sentivano. Se io fossi stato giapponese magari avrebbero avuto qualche forse restia, non lo so. Ma io questo ho notato col fatto che io sono straniera, spesso ho avuto l'impressione che i miei amici giapponesi si aprissero proprio con me, che con gli altri avevano un certo tipo di facciata e con me poi era tipo apriamo i rubinetti. Sì, diciamo che ci vuole comunque un po' di tempo, cioè nel senso che devi prima creare un rapporto minimo con questa persona, non è che tipo incontri una persona al bar e cominci a parlare di tutto di più, a meno che questa non sia ubriaca, perché se è ubriaca è un altro conto. Non è neanche piacevole però in quel caso. La quinta domanda è simile a questa, nel senso, per chi non parla giapponese bene è difficile stringere amicizia? Se vivi a Tokyo no. Perché comunque secondo me l'inglese lo parlano abbastanza. Se vivi in città piccole come Hiroshima sei abbastanza fuori dai giochi. Il giapponese è assolutamente richiesto per riuscire a interagire o comunque creare dei legami con qualcuno. L'ultima domanda, come vivi senza la pasta? Sai che stasera avevo in programma di fare la pasta? Ah! Te la fai? Allora, mi ha ogni tanto la signora che a lei manca la pasta italiana, comunque manca la cucina della mia mamma, allora ogni tanto mi manda qualche ricetta che vede su Instagram, così fa, me lo prepari, me lo fai, eccetera eccetera. Perché qua la cucina è separata, cioè io sono italiano, io cucino la pasta, lei è giapponese, lei si arrangia della cucina giapponese, perché è meglio evitare di sbagliare cose, cioè ognuno fa quello che è capace di fare. Stasera la signora mi ha mandato una ricetta, sono tipo dei paccheri con crema a base di pistacchio, comunque questa crema di pistacchio, c'è cioè il pistacchio, il formaggio, olio, pepe, sale, noi abbiamo trovato il basilico, utilizziamo dello spinaccio, con sopra il salmone, tipo tartare di salmone con pepe e sale. Ma mangia meglio di me, dal Giappone mangia la pasta più buona di quella che mi faccio io, c'ho solo il pomodoro per farmi la pasta. Ma guarda che io mangio pochissima pasta perché preferisco molto di più la pizza, io adoro la pizza, la mangerei tutti i giorni. Recentemente, cosa molto rara qui in Giappone, abbiamo fatto una pizzata con i vicini di casa. Sì. Sono sorpresa, io penso che a Tokyo sarò stata invitata in 2 anni e mezzo a casa di persone tipo 2 massimo 3 volte. È una situazione rara secondo me. Molto rara, molto molto rara. Poi la pizza costa, non so com'è Hiroshima, però a Tokyo o prendi le pizze tipo da Gohyakuen che sono piccole così e sono insomma... A Tokyo dove andavi a mangiare la pizza? Non la mangiavo, perché quella buona era tipo 3000 yen, no, che, cioè, dai, per dire 30 dollari. Si trova qualcosa di più economico, 3000 è tanto . Allora a Tokyo c'è un napoletano, si chiama Peppe Napoli Stacca, e fa una pizza molto buona, quella che costa di più dovrebbe essere circa sui 2400 yen, che sono 20 euro più o meno. Qui a Hiroshima i prezzi sono più o meno gli stessi, forse si trova anziché 2000, comunque stiamo parlando sempre da una base di 13 euro per una margherita, 12 euro. Sushi, oden, nabe. Ti piace l'oden e il nabe a te? Ma stai scherzando, io le adoro, mi mancano da morire. Poi nabe me lo so anche cucinare, diciamo che qualcosa qui posso cercare di riprodurre, ma oden non posso dall'Italia. Io non ti piacciono? No, oden e nabe no, sushi sì, gyoza, queste cose qua. Ho capito, beh, allora Dario, grazie, ti ringrazio tantissimo, mi hai dato delle risposte anche molto interessanti e profonde, quindi grazie. Vi ricordo ragazzi il suo canale, lo lascio qui in info box, vi ricordo anche il link di Anna Luisa per i regali di Natale, tutto qui in info box. Che dire, grazie dell'invito, grazie a tutti e buon Natale e buon anno, non so quando uscirà questo video, boh. Entro una settimana. E allora buon Natale e buon anno, ciao.